di incontrare Javier Zanetti, 10 minuti di Morgan. Ciao, benvenuto. La virile stretta di mano. Ma ti sei messo il rossetto? Cosa? Sei messo il rossetto? Beh, sì, perché? Ma è una cosa il che... rossetto. È una cosa che fai spesso? No. Ah. Quando vado in scena alcune volte. Ah. Sono trucchi di scena. Ah, scusa. Tutto bene? Ti è passata l'influenza? Sì, sì, sì. Ci sei molto mancato. Sono molto influenzato. da molte cose, in realtà. Lo so. Grazie, anche tu mi sei mancata, anche voi mi siete mancati. Anche voi. Di solito si fa un applauso, ma poi dopo i giornali scrivono che non ho feeling col mio pubblico. Quest'anno va così. Caro, quando sei ridotti, come dice Bugo, quando sei ridotti a citare i giornali vuol dire che a eccitare i giornali. C'è qualcosa che non va. Sì, a eccitare. A eccitare i giornali, perché noi citiamo i giornali, infatti. Citiamo i giornali perché Adriano Celentano questa settimana ha scritto un letterone, un pezzone. Una pagina intera del Corriere della Sera. Poi ha suscitato un sacco di polemiche, soprattutto so che c'è stata poi la risposta di Sgarbi, la controrisposta di Celentano. Ma perché si è arrabbiato? Tra l'altro è un tuo amico Sgarbi, no? Sì, anche Celentano. Un mio amico. Tutti amici tuoi. Tutti amici miei. Devo dire sì che sono tutte e due delle persone detto, molto in gamba e molto intelligenti. Gli ha detto entrambi. Sgarbi ci hai rotto i coglioni. Ma è strano, devo dire, che Celentano si incazzi perché è uno veramente mansueto. E, poi proprio con Sgarbi, che è così mansueto anche lui. In effetti... Oggi ho sentito Celentano al telefono. Ah, racconta. No, niente, gli ho detto, ma come mai hai fatto tutta questa polemica? Perché sei indiscreto generalmente. Ho detto no, perché era un giorno, era un bel giorno, una bella giornata, mi sentivo di dare la mia opinione sulla politica. Così? Così. Ma saranno state 40.000 battute quella parte, cioè... Ha scritto parecchio. Beh, ma è bello ogni tanto sentire l'opinione di Celentano. Ma magari qualcuno Celentano... non l'ha letto. Allora, cosa ha detto? Tutto non si può dire perché era lunghissimo. Però ha detto, intanto vabbè, parlando... Un quadro politico, un quadro abbastanza... Ecco dai, sintetizzalo. Desolato tu. Sulla situazione. Anche se però in realtà io gli ho detto, Adriano, la situazione comunque non è l'Italia, è il mondo, cioè è globale. Se tu ti riferisci ai problemi italiani vedo che c'è soltanto una... È una visione ristretta, ma in realtà le problematiche sono molto più globali. Sei saggio, vedi? E soprattutto le problematiche sono globali, ma sono anche intoccabili come argomenti, cioè nel senso che sono cose abbastanza pesanti, che se le affrontiamo veramente nella loro realtà in televisione, ad esempio, commettiamo delle cose pericolose per noi stessi, cioè nel senso che possiamo anche... Vabbè, però se, dai, stiamo sempre toccare... lì a dire... No, io dico... Cioè, questo non funziona, quest'altro non funziona. No, non è questione che non funziona, è che il mondo sta andando in una brutta direzione. Comunque... Ma lo si dice da sempre. Mm. Dici di no? Sì, negli anni 30 e adesso. Ci dobbiamo preoccupare. Comunque, l'hai rassicurato. E io non devo rassicurare Celentano. Io gli avevo scritto una lettera, ecco, la cosa... Lui ha scritto questa al Corriere, no? Sì. Però questo mi ha fatto venire in mente che io gli avevo scritto ai tempi in cui volevo far Sanremo. Con Celentano, presentarlo quest'anno, cioè, quindi intorno a settembre. Ma invece di Morandi lo dovevi far tu? Perché lo fa Morandi? Sì. Ah. Beh, sarebbe stato più bello con Celentano, devo dire, io, Celentano e Simona Ventura. Voi questo tre. Era il progetto, noi tre, perché l'anno scorso... Ma era un'idea tua? Quando mi buttarono con... fuori da Sanremo, io, devo dire, Celentano, Adriano e Claudia Mori sono stati due genitori per me, non che io non abbia, mia mamma c'è e la saluto, però diciamo che mi hanno accudito come, secondo me, rappresentanti del mondo dello spettacolo che non erano assolutamente d'accordo con quello che stavano facendo a me, con l'estromissione, no? Allora, praticamente, Claudia Mori, come si è visto, è stata pubblicamente la mia difensrice, la mia difesa. Invece, Adriano è stato proprio il marito di questa difesa. Quindi, praticamente, mi accoglievano a casa loro, mi facevano il risotto. Ah, proprio ti nutrivano. No, guarda, veramente, sono stati affettuosi.
generosissimi, delle persone umili, semplici e soprattutto che hanno dimostrato molto affetto. Io non lo conoscevo Adriano Celentano, me l'ha presentato Claudia e lui si è preso a cuore questa cosa perché seguiva appassionatamente la mia vicenda. Beh, devo dirti che per una settimana è stato lui il mio ufficio stampa, cioè con lui scrivevamo le cose per i giornali e lui come dire, mi proponeva le idee, diceva ma perché non gli dici questo? Ma lui come la spiegava la situazione? Ma lui parlava dell'ipocrisia generale, così come, insomma, come la spiegava. Lui è una persona completamente, diciamo, con dei principi un po' cattocomunisti, tra virgolette. Però è una persona estremamente, estremamente vera. Allora io, in quel periodo, noi parlavamo della possibilità, quanto sarebbe bello fare noi Sanremo. Ah, ma era un'idea vostra, quindi non è che ve l'aveva chiesto Masi. No, figurati, ma giammai, sì. Ma no, io Celentano volevamo presentare Sanremo, lui ha detto, però sarebbe la volta che, l'unica volta che il presentatore è in gara e vince. E sarebbe stato lui. E l'altro presentatore arriva secondo. Comunque, quindi su di te vinceva lui. È chiaro, detto, però devi assolutamente accettare che io vinco. No? E ho detto, questo non è un problema. Però quest'anno gliel'ho chiesto veramente, anzi gliel'ho chiesto gliel'ho chiesto personalmente. Lui mi ha risposto poi gentilmente di no perché doveva fare un fumetto. Aveva degli impegni perché sta facendo una produzione di un fumetto. Ma quindi la lettera che dicevi che gli hai scritto, allora, era questa? Allora a un certo punto il fumetto, lui dice, perché abbiamo 40 disegnatori coreani, tutti che pendono dalle mie labbra. Io ho detto, vabbè, ok, cosa c'entra? No, infatti. No, anche perché sinceramente il fatto di fare Sanremo cambiava le sorti del mercato musicale in qualche modo, perché la presenza di Adriano Celentano come grande garante della qualità. Ma quindi lui qualità, lo farebbe se glielo chiedessero? Ma va, figurati se glielo chiedi. Lui non ha. No. Secondo me bisogna chiederlo a Claudia Mori. Cioè, nel senso che lei dovrebbe dare il permesso ad Adriano. Perché lei che decide. Un sospettino, però. In quanto insomma la donna di famiglia. E lei glielo lascerebbe fare, secondo te? Ma chi lo sa. Vabbè, secondo tanto me quest'anno lui c'è Morandi. Però, insomma, guarda, ti informo anche che ci sono Belen e la Canalis. Guarda, io così sai. Così adesso lo sai. No, avevo. Avevo. Cioè, stai facendo dell'antipatica ironia su Belen? No, ho la tosse. Ah, sarà meglio. No, posso leggere la lettera che ho scritto ad Adriano? Se non è no, è troppo lunga. 9.000 battute. No. Allora, caro Adriano, la volpe, lui si fa chiamare così, l'immagine di 40 coreani disegnatori che ti incorrono incazzati e urlanti, magari per i corridoi lunghi di casa tua, con le matite affilate al posto dei pugnali, tu scappi impaurito, fa molto ridere. Anzi, è la scena di un musical, perché scappando intanto ti vedo che canti e che balli. Ma torniamo un attimo indietro. Chi è Celentano? Cioè, sappiamo tutti chi è, ma chi è per noi Celentano? Che cosa rappresenta? Perché ci rivolgiamo a lui? Ovviamente per quello che ha sempre fatto, per quello che ha detto, perché non solo ha cantato e ballato benissimo. Marco, taglia 5.000 battute. Ma per il suo impegno, per le sue battaglie, per le sue visioni libertarie, per la sua forza di persuasione, la capacità di comunicare, la capacità di muovere e commuovere, ma soprattutto commuoversi. La sua sensibilità, noi ci siamo identificati in lui e a volte questa bellissima figura di un artista mattacchione, senza conformismi, borghesucci, anzi pieno di autentici valori, che fossero laici o cattolici oppure socialisti o leninisti. Marco, la lettura in TV dopo un minuto e mezzo fa è niente, insopportabile. Tranne me e Travaglio funziona. No, allora, no, no, allora. Per carità. No, guarda, non hai notato un'attenzione particolare? No, non l'ho notato. Vabbè, allora perché? Vai alla fine perché hai un minuto ed è per la canzone, quindi vedi. Vabbè tu. Ragazzi, non lo so, allora diciamo. Cosa gli volevi eccetera, dire? Eccetera, eccetera, appunto. No, ma no, tu cosa gli chiedevi? Io gli dicevo. Sintetizza. Non sono in grado. Dai, gli dicevi, impegnati. Che Adriano è uno che tutti sognano che stia al governo al posto di quei delinquenti. Ovviamente non si vive di sogni, purtroppo neanche di favole di Rodari, anzi si vive di delusioni o al limite di accontentarsi. Comunque noi ci siamo identificati in questo Adriano, perché lui aveva sempre avuto un demone dentro che lo guidava, cioè agiva per il bene. E allora, quindi? E quindi, allora praticamente Adriano...
Insomma, dai, alla fine gli dici impegnati. No, dai, per favore, bisogna... no, per favore. Non riesco così. Va bene, allora, posso finire io? Tu gli hai chiesto, fai questa cosa. Perché siccome ci gioco... siamo... Allora, mettiamo caso che c'è una metafora, praticamente, che io sono Martin Luther King, Simona Ventura è Maria Teresa di Calcutta e lui è Gandhi. Allora, praticamente, siccome sono personaggi che a lui piacciono, che lui conosce bene, dice, allora, c'è un problema. In India hanno bandito la poesia, gli scrittori, i poeti sono vietati e il problema è, si è reso conto tutto il mondo, perché i bambini sono tutti tristi, perché la poesia in India piace molto ai bambini. Allora praticamente l'unico modo è quello di organizzare un summit dove ci sarà il re del mondo, dove presenziano Martin Luther King, Marina Teresa di Calcutta e Adriano Gandhi, Mahatma Celentano, e praticamente e lui dice no, non posso venire. Come non puoi venire? È perché devo cambiare i rubinetti della villa che ho a Malibu e sai, quando in quel periodo lì c'è la rubinetteria, c'è l'agenzia di rubinetti e se non ci sono io, poi vedi questi rubinettai sono tutti incazzati, mi inseguono. E poi soprattutto, no, sai cosa, che non... E poi a Malibu ci sono gli animali, c'è il mio formichiere, non posso far andare. Ho detto, ma cosa stai dicendo? Mi parli di rubinetti, di formichieri, ma ti rendi conto che qua il problema è più grave, bisogna salvare la poesia? No. No, allora praticamente lui dice no, poi dopo ci sarebbero telecamere, se avrei queste sopracciglia grigie non sopporto. Allora io gli dico, ma scusa, ma le poesie, ma i bambini, poi cazzo non so se ti rendi conto che con noi ci sarà Maria Teresa, che metterà a disposizione tutto il suo ospedale per curare i bambini che nel frattempo hanno sofferto, lo sai bene che anche lei ha problemi in questo momento, perché gli hanno tagliato i fondi per gli ospedali. Marco, vabbè, e poi chiudila in un secondo perché voglio sentirti cantare. Chiudiamo, vabbè, lui dice... È bellissima, però. Vabbè. Io dico, una squadra così non capiterà più, siamo gli unici, perché Francesco è impazzito, gira nudo ad Assisi e non è presentabile. Ma Facchinetti. Gesù, no, è Francesco d'Assisi, no, Gesù si è ristabilito, ok, però dopo 3 giorni, ma devi vederlo, Dio santo, ogni volta che apri bocca ti deve fare una morale, la mette giù così lunga che si addormenterebbe anche Morgan. Purtroppo Pierpaolo non c'è più, l'hanno buttato fuori, se no col cazzo dovevo stare qui a pregare te in cinese di salvare l'India, tu mi parli di formichieri e rubinetti, torna in te, Gandhi. Torna in te. Vai, 30 secondi, vai. 30 secondi? Vai. Ma che cazzo facciamo in 30 secondi? Tu sei un genio, puoi fare quello che io vuoi. Io sono Eugenio. Vai. Allora, facciamo che programmiamo una batteria elettronica in 30 secondi. A me la camera. A lui la camera. Occhio, mi fai uscire il tempo. Scusa. Un pezzo di Adriano Celentano dedicato a lui e dedicato anche a me. Conto su di te, perché tu sei mio figlio, conto su di te. Non pretendo e non voglio che diventi un re. Un campione sul miglio, ma soltanto che tu faccia sempre del tuo meglio, conto su di te, perché porti rispetto a tua madre, a me, come l'ultimo insetto che ha creato Dio. E se io mi addormento, prendi il posto mio per tirare il carretto, conto su di te. Per scassare la lotta, conto su di te. Perché affronti la roccia che una vita è. E lo faccia meglio di me. Conto su di te. Che hai la vita davanti che assomiglia a me, anche nei sentimenti forse soffrirai, navigando di fronte saranno guai, difendere un'idea, una mente, ma io sento che l'importante nel cuore conta su di me.
per sbagliare ad amare, conta su di me, come io conto su di te. Tu sei bravo, bravo. Devo cacciarti via, ma sei molto bravo. Ciao. Ciao, grazie. Buon proseguimento. Morgan. Ciao. Ah!